Buon'estate a tutti quanti, sono qui a Fuerteventura e sono qui con Food Spring. Allora, quando io dico estate, che cosa ti viene in mente? Gelato, è gelato, insomma è la stagione del gelato e alla fine delle giornate, dopo che avete mangiato magari con gli amici, andate a fare che cosa? Una passeggiata per prendere il gelato, ma spesso e volentieri qual è il problema del gelato? È pieno di grassi, ma veramente tanti grassi, anche grassi saturi perché è fatto con la panna. E pieno di zuccheri, pieno di tantissimi zuccheri. Allora, spesso e volentieri il gelato è un gran piacere ma un peccato di gola. Invece adesso, grazie a Food Spring, abbiamo la soluzione, abbiamo protein ice cream. Allora, protein ice cream vuol dire che noi abbiamo la possibilità di aumentare l'apporto proteico attraverso un gesto veramente estivo, cioè il gelato, ok? Il gelato, poi il gelato rinfrescante, il gelato è buono, il gelato ci appaga il cervello e il gelato è gustoso. Ma parliamo di Food Spring. Il gelato di Food Spring è molto particolare perché è solo i 60 grammi di questo polvere che andrà mischiato con 70 ml di liquido, che è il liquido che vi consiglio, sarà la nostra Coco Whey. 37 grammi di proteine, 12 grammi di fibra, entrambi estremamente importanti per che cosa? Per il microbioma e per il metabolismo, perché il microbioma, quando è contento, ci aiuta a digerire meglio, aiuta il sistema immunitario. E si è visto che chiunque che mangia più fibra, a prescindere se è una dieta ipocalorico dal punto di vista dei zuccheri o ipocalorico dal punto di vista dei grassi, chiunque che mangia più fibre dimagrisce, perché fibre sono prebiotici, fibre nutrono il nostro microbioma, diciamo i microbi della nostra pancia, che aiuta il sistema immunitario, il metabolismo, la pelle, il stato d'umore, insomma un po' di tutto. E l'altra cosa, le proteine. Le proteine sono importantissime perché sono i mattoncini che ci aiutano a mantenere sano la nostra muscolatura. E così adesso abbiamo il nostro Food Spring che ci ha aiutato in tutto e per tutto a risolvere il problema di gusto, il problema delle proteine, il problema delle fibre e avere un gustosissimo, diciamo, soluzione per l'estate. Allora andiamo a scoprire insieme come si prepara il nostro gustoso gelato di Food Spring. Allora, per preparare abbiamo il nostro Ice Pop Maker, così è proprio delle forma molto carino, preconfezionato, che ci aiuterà a creare il nostro miscuglio. Poi la metteremo in freezer e lasceremo a riprendere. Abbiamo l'imbarazzo della scelta perché abbiamo vaniglia, mango, cioccolato da mischiare con il nostro shaker. Il mio consiglio è di utilizzare coconut whey perché comunque è pieno di enzimi e elettroliti che ci aiutano a digerire meglio e idratare meglio, ma potete anche utilizzare una latte vegetale o addirittura il latte, se volete utilizzare il latte o l'acqua. Allora, prendiamo il nostro shaker, mettiamo il nostro polvere. Abbiamo 240 grammi, allora 60 grammi sarà un quarto della confezione. Lo richiudo così dopo la posso riutilizzare. Prendo la mia Coco Whey, le metteremo 70. Eccoci qua. Scegliamo. Poi anche un allenamento. Dopodiché, è già buono così, togliamo le nostre formine, versiamo il contenuto alla perfezione. Uno, due, tre e quattro. E pronti per andare in freezer. Ice cream dentro il freezer. E alla fine di una grande surfata, che cosa meglio di un bel gelato? Pieno di proteine, fibre, senza zuccheri, con pochissimi zuccheri, ma tanta salute. E anche tanto gusto. Ciao! Buona estate a tutti!